Ciao ragazzi, oggi vi porto un altro glitch con un amico. Ringrazio Venico, che così vi faccio vedere come funziona il tutto. Allora, ci serve un base operativa e requisiti. Base operativa COM, la retro custom del nostro amico e una macchina del civile. Adesso vi faccio vedere che vado a prendere la macchina del civile. Intanto chiamiamo il COM, che vi faccio vedere, così faccio vedere tutto in diretta senza preparare niente. Aspettiamo il COM che arrivi. Un glitch abbastanza semplice. Allora, andiamo con l'amico a prendere un attimo il COM, così vi faccio vedere dove lo dovete posizionare il COM per uscire il glitch. L'ho provato anche più vicino, ma senza riuscirci. Quindi l'unico modo per farvelo uscire è questo qua, il glitch. Il COM ce l'ha spronato qui in fondo. In poche parole, prendiamo il COM e lo mettiamo qui in centro alla strada, perché lì non ci riesce a fare il bug giusto. Lo posizioniamo qua, proprio in centro, così siamo tranquilli. A questo punto gli mandiamo un LG RH8, così vi faccio vedere dentro il COM. Vabbè, dentro già c'è la faggio, può andare bene lo stesso, senza tanto la faggio, però deve essere in un garage normale. Quindi non nel Motosei Club, perché sennò non vi riesce a spostare la macchina, in poche parole, dal COM, non vi riesce a mandare la macchina dal COM al COS. Quindi serve per forza in una base operativa o garage normale. A questo punto prendiamo la macchina del civile, come avete visto. Dal nostro amico, noi ci mettiamo sul puntino giallo, così, con scritto base operativa piena, ci facciamo spingere leggermente un po' distante dalla base operativa, così poi il nostro amico ci dirà, lui la conferma, che possiamo premere A. A quel punto premiamo A, e andiamo dietro al COM. Poi vi farò vedere che, in poche parole, il nostro amico c'ha la targa personalizzata e noi abbiamo quella del faggio. In poche parole, la nostra macchina, la nostra LG Roto Custom, ci prenderà la targa del faggio. Così dopo vi faccio vedere. Adesso vi faccio vedere che il nostro amico c'ha la targa personalizzata, così vedete tutto. Vedete che è personalizzata la targa, si vede un po' poco perché è rotta, però è personalizzata. Noi a questo punto andiamo dietro al COM, schiacciamo subito tasto triangolo e usciamo. Lui, in poche parole, ci fa il bug del coso. Noi ci prendiamo direttamente la macchina del nostro amico e ci teletrasporta dentro. Una volta teletrasportato dentro, la macchina è nostra.
Noi l'abbiamo sostituita col faggio. Adesso vi faccio vedere che ci ha cambiato anche la targa. Adesso vi faccio vedere. La prendiamo. Adesso la vedete ancora personalizzata. Adesso la porto fuori. Vi faccio vedere che c'è anche la macchina del nostro amico. Sì. Adesso vi faccio vedere che il nostro amico c'ha la targa personalizzata. Mi prendo il cecchino così vedete bene tutto. Noi al 43 e noi abbiamo la targa del faggio. A questo punto, una volta portata fuori la macchina dal COM, la riportiamo dentro al COM la macchina. Portandola dentro al COM un'altra volta, lui si salva con questa targa qua e poi la possiamo portare anche nella base operativa. Noi abbiamo la base operativa o se o qualsiasi garage che volete. Adesso vi faccio vedere che ve la porto alla base operativa che me la fa entrare. Avete visto prima che volevo sostituire la macchina, c'avevo il faggio dentro per far vedere che comunque l'ha sostituita e lì quando vi mettete dietro subito destro prima triangolo poi A, poi lui fa l'animazione che entra però poi si bugga fuori, il vostro amico vi porta subito la macchina lì, voi schiacciate il triangolo, entrate nella macchina e ve la portate dentro. Adesso vi faccio vedere che io mi porto questa qua dentro. Così vedete che la sostituisco con una macchina del civile, cioè delle macchine del civile dentro alla base operativa. E così vedete anche voi che me l'ha sostituita. Il glitch è semplicissimo. E il trucchetto è solo da metterlo sulla strada, perché se no non vi riesce. Ho provato tutti i modi e non riesce. Vi faccio vedere che la sostituisco con una macchina di un civile sostituita, adesso ve la faccio vedere. Io già ho fatto una prova prima con un'altra targa, infatti se vedete questa mi dà un'altra targa ancora perché c'avevo un'altra macchina, 58 finisce, invece questa qua finisce con 74 e il glitch è riuscito. Al contrario del nostro amico, adesso lui va, il COM già l'ha parcheggiato lì alle nostre spalle. Adesso lui va alla base operativa, così vi faccio vedere tutto il pezzo che dovete fare e che farà anche il vostro amico per aiutarvi. Così vedete anche il lato opposto, così vedete ancora che si duplica la macchina. Allora qui aprite menu interazione, perché se avete la stessa base e non avete la base operativa piena, vi fa entrare dentro. Aspettate il vostro amico che vi dice che vi spinge. Adesso lo spingiamo. Perfetto. A questo punto gli diciamo al nostro amico di confermare e di andare al coma. Adesso vedete che farà anche lui il bug. Che sta andando al COM. Siamo al suo COM. Adesso vi faccio vedere tutto. Adesso gli diamo la macchina al nostro amico, noi scendiamo,
Lui se la prende. Avete visto che è entrato, la mia macchina è lì in fondo. Da farvi capire, adesso vi faccio vedere, lui si è preso la mia macchina. A questo punto poi il vostro amico entra, esce, entra, esce dal com e poi così la macchina è vostra. Adesso è rientrato, adesso vi faccio vedere che le targhe sono diverse, così vedete anche voi, è uscito. In poche parole gli ha dato la targa della macchina che lui aveva dentro. Vedete? La sua finisce con 638 e questa qua finisce che è personalizzata, ITRR. Grazie, al prossimo glitch.